Cari amici telebari, bentornati a Tempi Supplementari. Sono sempre qui in compagnia di Sandro Mazzola, seduto sulla sedia di Fracchia, scomodissima. Sandro, abbiamo parlato di nazionale, abbiamo parlato del caso Balotelli, ma dobbiamo anche parlare di un fenomeno in grande espansione: la presenza di commissari tecnici stranieri su panchine di nazionali che di fatto non appartengono alla nazionalità dell'allenatore medesimo. Klinsmann allena gli Stati Uniti d'America, Capello è sotto processo ma ha allenato la Russia, e ci sono tanti casi similari, soprattutto di tecnici europei che vanno ad insegnare calcio in Africa. L'Italia, secondo te, è pronta per un allenatore straniero? Ma io credo che abbiamo anche degli allenatori italiani validi. Io oggi ho fatto il nome di Guidolin, per esempio. Però se serve uno straniero che ci insegna qualcosa, andiamo a cercarcelo. Non ce ne sono tanti però che ci possano insegnare, forse ne abbiamo anche noi in Italia. Abbiamo anche intervistato, Sandro, noi, Marco Civoli, che a quattro mani con te ha scritto un libro molto carino. Prego la regia di mandare la foto della copertina. Ho scelto di stare davanti alla porta. È un titolo particolare, c'è un bambino carinissimo che gioca al Subbuto, uno dei giochi forse più belli che hanno accompagnato l'infanzia di tutti i bambini. Come nasce l'esigenza di raccontare una storia tramite un collega e tramite le tue parole in un libro? Ma ti dirò, io avevo già fatto altri libri, ne avevo fatto uno quando ancora giocavo, Ti insegno il calcio, e quindi insegnavo come bisogna insegnare ai bambini il calcio. Poi ne avevo fatti altri due, e poi con Marco si parlava di questi libri, delle esperienze anche più grandi di dopo, eccetera, e mi ha convinto che sarebbe stato bello ripensare a queste cose e scriverle. Quindi ogni viaggio andavamo al ricordo e lui prendeva gli appunti, scriveva, e abbiamo fatto questo libro che spero aiuti dei ragazzi a giocare al pallone. Il calcio è ancora oggi fonte di sorrisi, fonte di spensieratezza, nonostante il contesto economico abbia comunque creato, non dico un disamoramento, ma forse il calcio viaggia ancora ad una velocità diversa rispetto a quella dell'economia reale. Si parla di tanti campioni, fra questi Paul Pogba. Sappiamo che con quel tipo di procuratore tu sei stato direttore sportivo sia all'Inter che al Genoa, dirigente. Un procuratore come quello piazzerà prima o poi il giocatore a cifre astronomiche altrove, lontano dall'Italia. Ma ti sembra corretto valutare le prestazioni sportive di un ragazzo francese che soltanto da 2 anni si affaccia al grande calcio, valutarle qualcosa come 75 milioni di euro? Insomma, non siamo un po' fuori dal mondo considerando che si parla di fair play finanziario? Ma il problema è che ci sono pochi grandi giocatori o giocatori in grado di risolvere le partite, di fare i colpi, e i procuratori sono bravi a farli valutare ancora di più di quello che dovrebbero essere valutati. Però il mondo è questo, non possiamo farci niente a mio modo di vedere. Si parla, ma alla fine ritorniamo sempre allo stesso punto. Chi ha i soldi prende i giocatori. Coman, ricordiamo l'ultimo acquisto della Juventus a parametro zero, si parla di lui come di nuovo talento alla Pogba, anche se è un giocatore diverso, ancora più offensivo, ne sentiremo sicuramente parlare. A proposito di giovani giocatori, bisogna anche dire che i vivai italiani sono tra i migliori d'Europa. Il vivaio dell'Inter, che con Stramaccioni andò a vincere una Champions League giovanile, chiamiamola così per sintesi giornalistica, anche se è un trofeo che ha ben altra denominazione. Il settore giovanile della Juventus sforna giocatori a raffico ogni anno. Ricordiamo che Immobile, oggi al Borussia Dortmund, è cresciuto nella Juve. L'Atalanta, un settore giovanile di primissimo piano con un centro di allenamento come quello di Zingonia, famoso in tutta Europa. La Roma, neanche a dirlo, altra vera e propria scuola di giovani talenti. Ti sei però domandato perché la maggior parte dei giocatori che escono dalle giovanili e che sono veramente bravi sono stranieri, da noi. Ma perché i bambini italiani fanno fatica a giocare a pallone, non ci giocano, non tanti altri giochi. Io mi ricordo quando ero bambino, mia mamma si è sposata a Milano, andavamo all'oratorio di San Lorenzo, la colonia di San Lorenzo, il prete aveva chiuso una stradina che andava dietro la basilica, l'aveva chiusa con una palizzata, una rete, era asfaltata, ci aveva messo 2 porte e lì eravamo in 30-40 a giocare.
E quindi quando poi ti arrivava la palla, volevi dribblare, non c'era palla semplice, no? E è nata così, in tutti gli oratori sono nate delle generazioni di giocatori che sapevano dribblare. Ti dico che con me c'erano due personaggi che poi hanno fatto grandi cose. Uno si chiamava Adriano Celentano, che però lo mettevamo sempre in porta perché aveva due piedoni grandi, ogni volta che tirava picchiava contro l'asfalto, si faceva male, e che lo mandava in porta, era un certo Tony Renis. Che invece era molto cantante. Bravo tecnicamente. Hai giocato nella nazionale cantante. Però avevamo pochi anni, loro facevano già le commediole all'oratorio, e però giocavamo lì, ma era un campetto piccolo, facevi lo scambio col muro per saltare l'avversario, e lì che ho imparato l'1-2, con lo scambio col muro della chiesa. Ricordiamo anche che questa storia del pallone che deve fare da sponda è una teoria molto latina, sudamericana di allenamento. Elenio Herrera adottò proprio questo sistema di allenamento. Bravo, hai ragione. Ho studiato, il mago Sandro. Ci massacrava. Hai studiato, il mago ci massacrava in queste cose. Bravo. Il mago. Allora però io su questo complimento tutti. Chiuderei la puntata. Sandro, grazie. Meglio di così non poteva andare. Sandro, grazie veramente a voi. Per essere prossima. Stato qui con noi a tempi supplementari. Grazie. Ciao. Grazie, ringraziamo Sandrino Mazzola, che tanto ci ha fatto gioire anche con la maglia azzurra. Andiamo in pubblicità e torniamo canticchiando.